Presidente, vorrei dire davvero che sono soddisfatta della risposta dell'assessore Donini, non lo sono, ma questa è una cosa positiva per l'assessore Donini, che forse ricorda quando l'anno scorso, ai tempi della gara del ferro, in aula promise che il giorno che io avessi approvato una piccola parte del suo operato, lui sarebbe andato a San Luca a piedi, e quindi adesso l'assessore Donini non deve ancora andarci a San Luca a piedi, però io credo... Non è ancora il momento di andare a San Luca a piedi, ma sarebbe, assessore, il momento di salire su Gigetto e di vedere come è messa davvero da vicino la linea Modena-Sassuolo, perché quei treni non li invoco soltanto io, li invocano tanti pendolari, migliaia di pendolari, che potenzialmente potrebbero essere anche 10 volte quelli che salgono sulla Modena-Sassuolo, e che in effetti sono molto disincentivati a non salirci, e non da 2 mesi, non da 2 anni, ma da diversi anni. Allora, che lei non ascolti i consigli che vengono dati in aula, purtroppo è evidente. Si ricordi che oltre al bando di gara, della gara del ferro, c'era anche la questione dell'agenzia regionale. Se la Regione avesse fatto una sua agenzia con cui poteva effettivamente già gestire, anticipare la gestione dei convogli, probabilmente noi non saremmo in questa situazione. Alcune cose però sono state promesse, ho visto di recente, alcune cose che avevo suggerito già da tempo e che i pendolari chiedevano. Penso al potenziamento della linea con alcune corse domenicali e anche all'adattamento, mi pare, dei marciapiedi. Certo è che tutto però questo dimostra che non tutto era regolare, anzi che probabilmente tutto era abbastanza irregolare, perché se fino ad oggi queste promesse sono state fatte, da ora in avanti io credo non ci possano più essere scuse. Noi vogliamo che quando si dice verbalmente qualcosa questo corrisponda a fatti reali. Abbiamo anche letto sulla stampa che c'è stata un'apertura verso i pendolari. È anche vero però, assessore, che siamo in un periodo pre-referendario. E quindi come pensare una cosa del genere? Ma ci mancherebbe altro. Ecco perché poi, adesso chiudo così anche su questo argomento. Allora, le promesse non cambiano però la realtà, le promesse non cambiano la realtà di nessuno, e la realizzazione pratica fino ad oggi è mancata sulla linea Modena-Sassuolo, questo è un fatto. Quindi la realizzazione pratica sarà quello che fa la differenza. Poi alcune volte è vero che ci sentiamo dire che questa giunta c'è soltanto da 2 anni, senza però tener conto che quello che c'è oggi è dello stesso colore politico di quelli che c'erano prima, e in realtà peraltro anche di quelli che c'erano prima ancora. In realtà, ecco, in questa regione non c'è mai stata l'alternanza, e quindi non si può sempre attribuire colpe ad altri. Noi ci ritroviamo in una situazione in cui è mancata una buona programmazione sulla linea Modena-Sassuolo, ma anche su tante altre linee ferroviarie. Sono mancati interventi su questa linea. Allora mi chiedo adesso, le carrozze che voi intendete mettere, che diceva l'assessore verranno affiancate ai presenti Firema e al Gigetto, dov'erano fino ad oggi? Come mai non sono state messe prima? E cosa significa tra quelle disponibili? Cioè, disponibili dove? È vero anche che il 2019 è di là da venire, mancano 3 anni. Non è più sopportabile la situazione, ma non è accettabile, credo. L'assessore si è scusato sulla stampa, ma ritengo che ci sia una responsabilità maggiore da prendersi, sia da parte dell'assessorato ma anche da parte di Tiper, che sapeva che le stazioni non erano adeguate. Io qui non mi riferisco soltanto ai ritardi o al rimborso di un abbonamento, che è poca cosa, perché non sto parlando di sforamento di ritardi orario soltanto, sto parlando di sicurezza. Allora, davanti a quelle, come si fa, assessore, a dire che abbiamo visto che gli ALE 582 non funzionavano? Si doveva, Tiper avrebbe dovuto vedere prima di metterli in corsa che gli ALE 582 non funzionavano. Come è stato possibile una cosa del genere? Allora, Tiper sapeva che le stazioni non erano adeguate a quel tipo di treni, sapeva che probabilmente le persone sarebbero state impossibilitate a salire quel dislivello, ma ha ignorato tutto, e questo è da dire, ha ignorato tutto, quindi senza rispetto per l'utenza. Un'utenza, lo ribadisco, l'ho già detto, che è stata quindi utilizzata per sperimentare, quando quelle sperimentazioni non andavano fatte sui pendolari, ma andavano fatte a tavolino, prima di mettere i treni a regime. E io penso quindi alle persone che hanno avuto molte difficoltà, che ci sono state segnalate, persone anche anziane, insomma, che la cui sicurezza effettivamente è stata messa a rischio. E a questi, assessori, ovviamente non si può rispondere regalando un mese di abbonamento, ma tenendo presente che i pendolari hanno una dignità che dovrebbe essere messa al primo posto. Allora, io non chiedo le dimissioni di nessuno, perché qualcuno ha sbagliato e nessuno paga. Se un utente sbaglia, paga una multa. Faccio un riferimento alle recenti notizie sulla linea invece Castelfranco-Modena di
una serie di abbonamenti falsi. Anche lì si ricorda, assessore, quando le consigliavo di non chiudere la biglietteria di Castelfranco. Poi è stata chiusa. Poi la prima volta che il controllore è salito con un tablet ha visto che gli abbonamenti erano tutti falsificati, sembra dalla stessa persona a cui poi è stato chiesto di venderli una volta che la biglietteria è stata chiusa. Allora, se un utente sbaglia paga la multa, alcune volte quindi la paga anche per colpe altrui. Mentre i nostri burocrati, che sono lautamente retribuiti, non sempre rispondono delle loro responsabilità. Questa quindi non è la situazione che vogliamo e io, assessore, credo che in fondo anche lei non voglia questo stato di cose. Quindi io ho qui un'interpellanza che ribadisce le questioni che noi ci diciamo ormai sulla linea Modena-Sassuolo da tanto tempo. La porterò oggi all'ufficio protocollo. I tempi dell'aula, i tempi del regolamento fanno sì che passeranno diverse settimane prima che io e lei ci rincontreremo in aula. Sarà passato il referendum, assessore, e a quel punto ci riconfronteremo e lei ci dirà tra qualche settimana, di nuovo, ma senza far passare troppo tempo, qual è il cronoprogramma rispetto alla manutenzione, alle carrozze, al cadenzamento, alle infrastrutture, anche al presidio della stazione, alla sicurezza sia dei treni che della stazione della linea Modena-Sassuolo. Quindi, assessore, arrivederci a presto e speriamo anche a presto a San Luca.